Il figlio della sposa. Dici sul serio? Tua madre si risposa? Purtroppo sì. Mi sono insospettito quando all'improvviso ha cercato di far cadere il discorso sul matrimonio. E non mi sbagliavo affatto. Aspetta, ammettiamo pure che tua madre abbia dei gusti un po' particolari, però tutto ha un limite, no? Con quel mezzo calvo non può proprio. Persino Onizuka sarebbe meglio di lui. Adesso so che a Yulia piacciono gli uomini maturi. Onizuka! Tenterò con questo nuovo look. Forse ho ancora qualche possibilità. Maledizione! Non è il caso di scherzare quando sono così arrabbiato! Non ti riguarda, restane fuori! Hai capito? Sei sicuro di aver accettato il fatto che lei si risposi? Ascolta, se Yulia lo ama davvero, nessuno ha il diritto di intromettersi, neppure suo figlio può ostacolare questa relazione. E non importa se quell'uomo è quasi calvo o chissà che altro. Lei ama il vecchietto spelacchiato? A meno che le cose non stiano diversamente. Ho formulato questa seconda ipotesi. Al ricco vecchietto piaceva Yulia già da molto tempo e ha cercato di conquistarla con lusinghe e attenzioni. La donna, che ha un figlio così stupido e poche sicurezze per il futuro, ha pensato che questa potesse essere una buona occasione, anche se a dire il vero lui non è proprio il suo tipo. In sintesi, questo vecchietto sta cercando di sposare Yulia approfittando delle difficoltà che la donna si trova a fronteggiare. Ma quanto è furbo questo vecchietto! Essendo venuto a conoscenza della situazione, sta cercando di comprare con i soldi la famiglia Murai al gran completo. E tu permetterai che questo accada? Ah? Non me lo perdonerei! Non permetterò a quel maledetto dottor Ociano Mitsu di incastrare mia madre! È ora di smetterla di scherzare, bisogna fare sul serio! Io non acconsentirò mai a questa nozze! Bene, noi ti daremo una mano. Ehi, siamo con te! Ti aiuteremo noi, Murai!